Allora, aspetta, buongiorno, bentrovati, Gianotti. Eccomi. No, non ci vediamo da un mese praticamente, riprendono, mese circa più o meno. Avevamo raccontato Claude 3 e Perplexity, no? Esatto. In 20 giorni è successo di tutto. Io sono andato a vedere da Google Cloud. Le novità di Google Cloud, per cui Gemini 1.5 Pro, insomma un sacco di roba. E nel frattempo è uscito Llama 3 e Esatto. oggi è uscito un altro linguaggio di programmazione di Google, com'è che si dice? Di Microsoft. Microsoft. Che è, guarda, vi dico solo il nome perché mi sono girate le scatole, nel senso che tu prepari una puntata e tutto quanto. Si chiama FI3, Fi famiglia come la di lettera. modelli FI come PHI, FI, Come non so. Eh sì, la lettera greca, scusate. sì. Detto questo, di FI-3 ci occupiamo un'altra volta, anche perché siamo un po' stanchi, nel senso che cioè, stare dietro a tutta sta roba qua non è per nulla semplice. Comunque, l'unica cosa, quindi vediamo Llama 3, vediamo Google Gemini 1.5, tra l'altro i nomi non aiutano, Llama 3 è quello di Meta, l'altro è chiaramente quello di Google, e poi vi facciamo vedere LM Studios e Chat with RTX, no? Dove potrete scaricarvi alcuni di questi linguaggi di grandi dimensioni per provarli sul computer, non quindi con la connessione online. Per cui, insomma, proviamo a mettere un piede sull'AI on device. Detto questo, cos'è che facciamo adesso di solito? Ma prima di tutto c'è la sigla, abitualmente. Bravo, bravissimo. Non mi so. Allora, la prima cosa che volevo dirti è che tra l'altro la grande sintesi, no, di Google Next, che è questo mega evento che si è tenuto a Las Vegas 2 settimane fa, se non sbaglio, a cui ho potuto partecipare, è un video dove sostanzialmente, cioè è la parola d'ordine è multimodalità, cioè i chatbot non solo leggono il testo, ma leggono l'audio, leggono il video. Ma la cosa più figa che ho visto sostanzialmente è una demo, per cui poi non sappiamo se, dove tu stai guardando un video di YouTube, no? Selezioni un vestito col ditino. A quel punto, qui parliamo di cloud, no? Per cui di assistenti intelligenti che stanno dentro al cloud. A quel punto cosa succede? Il negoziante riceve l'indumento che hai trovato, capisce automaticamente con l'intelligenza artificiale se hai dei vestiti uguali, no? Se c'ha quindi quell'indumento, e a quel punto con un chatbot comincia a dirti: guarda, secondo me tu per esempio in arancione staresti molto male. Ce l'ho Veramente. in verde, no? Esatto, e comincia a romperti le balle, no? Questa discussione dice: Questo, no, ma poi, dove ma devi non è andare? vero, cioè non ce l'ha proprio in arancione, ce l'ha in verde, ma lo vuole vendere in verde. Questa è Esatto, la no? E allora capacità comincia a dire: no, commerciale. guarda, staresti meglio in verde, ma poi va, è peggio, no? Io sono andato avanti e dico: ma a cosa ti serve questa maglietta? Allora gli dice: ma devo andarci a un matrimonio, fermi tutti, no? A matrimonio non ci puoi andare cacciato così, In no? verde, E dai, è quindi. ridicolo. No, ma quindi praticamente vai avanti un'ora a chattare con questa sorta di commesso antipatico, no? Che continua a proporti cose, te le fa vedere e alla fine della fiera spendi un sacco di soldi. Questo è Esatto, il. questo è Esatto. in estremissima sintesi. No, la seconda cosa invece, no? Ed è questa è veramente la cosa più interessante, sai, quella quando torni a casa dici che cosa hai visto di veramente interessante, è la capacità del sistema di leggere il video e questo servirà anche a noi, no? Cioè, sostanzialmente cosa succede? Tu metti una puntata di Ascanio, che è quella che state vedendo, dove non c'è scaletta, vedete, insomma, Cioè, non tutto a siamo caso, insomma, la anche chiacchiera è libertà,
da casa. Ci siamo appena svegliati, cioè sembra proprio che ci siamo appena svegliati. Sembra, ma poi siamo vecchi e ci alziamo alle 5 del mattino, perché come tutti gli anziani dormiamo. Anch'io, no, mamma mia, è vera sta roba qua. L'età che avanza, quando ricevi la lettera dell'ASL, si dorme niente, sempre peggio, si dorme sempre niente. Si vabbè, basta lamentarci della sua condizione. Ecco, per esempio, finito il video, l'intelligenza artificiale lo guarda tutto e a quel punto poi le chiedi cosa ha detto Gianotti a proposito delle sue polluzioni notturne, no? E lui track immediatamente, ti dice, ti riassume quello che hai detto perché ti ha ascoltato, esatto, ma ti va a indicare anche quando l'hai detto, in modo tale che lo ritrovi nel video. Okay. Non solo, nella demo che mi hanno fatto vedere c'era un video di Bloomberg, no? Bloomberg è un'emittente finanziaria dove c'è una persona che parla di cose di finanza e sotto ci sono i titoli che passano. Il sistema leggeva anche i titoli. Okay. Per cui a un certo punto gli diceva: vabbè, ma che come sta andando la tremolata inch sulla borsa di Tokyo? E lui, senza che la persona avesse detto qualcosa sulla tremolata inch, ti va a leggere il dato. Perché leggeva le scritte in sovraimpressione. Le scritte, questo oggettivamente mi ha abbastanza impressionato, perché capisce, come dire, ma De Andrea Gianotti dove lavora? No, tu non l'hai mai detto, uno legge sotto, certo, sulle 24 ore. Certo, quindi, perché capisce, capito, il contesto anche. Capisce il contesto, legge, ascolta, comincia ad essere un ficcanaso gigantesco su tutto, no? Sì. Cioè, poi Google, ho letto che insomma ha rilasciato anche il tool, adesso il nome non mi ricordo, che dovrebbe fare concorrenza a Canva per la creazione di questi mock-up grafici, ma questo poi ne parleremo, esatto, un'altra Google volta, Teams, anche quello è super interessante, esatto. E io poi invece su Lama ho un sacco di domande, quindi quando vuoi partire, io qui ho un elenco di domande, allora, da farti. Diciamo solo questo, facciamo far vedere una roba, cioè che sostanzialmente, no, ma adesso andiamo molto rapidi, sostanzialmente Gemini 1.5 Pro, che è stato il grande annuncio, no, quello che ci aspettavamo e che ci aspettiamo, vuol dire molto banalmente un chatbot che è in grado di gestire fino a 1 milione di token. Che cosa vuol dire 1 milione di token? Il token sono sostanzialmente le finestre di contesto di un modello di intelligenza artificiale, cioè sono praticamente gli elementi costitutivi che sono utilizzati per l'elaborazione dell'informazione. In questo momento è un po' una gara chi c'ha più token, per metterla per semplificarla proprio brutalmente. Esatto, vedete qua il video sotto, perché in pratica 1 milione di token equivale a lavorare su testi di oltre 700.000 parole, 11 ore di audio e un'ora di video. Ok, questo è per intenderci la potenza. ChatGPT versione, quella insomma, quella non quella GPT-4 che facciamo vedere noi, arriva a 8.000. Gemini 1.0 Pro a 32.000, GPT-4 Turbo a 128.000. Per cui insomma, cioè è il super potente. Il problema qual è? Che in questo momento ho offerto in anteprima limitata a sviluppatori e attraverso Vertex AI sostanzialmente è la piattaforma di intelligenza artificiale per le aziende. E quindi così abbiamo chiuso il discorso di Gemini 1.5 Pro in maniera molto sintetica. Ma poi tokens, Luca, correggimi se sbaglio mentre cerchi il nuovo video, i tokens stanno un po' diventando quelli che qualche anno fa erano i megapixel nelle fotocamere, no? Cioè, tutta la ricerca di questo numerone di marketing da andare a comunicare. Io ho 108 megapixel, no, io 205, esatto, io 400. Poi a cosa bene ti serve questo? Boh, francamente è un po'. Esatto. No, ma anch'io ho avuto questa sensazione. L'altra novità della settimana, lo vedete, no? È Llama 3. Esatto. Allora, questa è, secondo me, è la vera novità. Questa è proprio. Allora, a me a Gianotti piace Llama 3, no, perché certo, è open source. Perché è open source e perché è un open source che poi funziona. Cioè pare, io ancora non l'ho provato.
infatti, no, non... l'aggiornamento di Lama 2. Questa è una notizia che non fa tremare i polsi. Allora, ha cambiato il numerino in fondo al nome, insomma. E la chiudiamo qui, no? Lama 3, c'era Lama 2. No, allora, Lama 3, lo vedete adesso un attimino, cioè sostanzialmente sono due modelli, ok? Uno con 8 miliardi di parametri, quello più contenuti, cioè, quindi sono due versioni, e uno che ha 70 miliardi di parametri. Allora, quello più contenuto è stra interessante perché volendo scaricare anche sul computer per farlo lavorare senza bisogno della connessione, ok? Esatto. È multilingua, è multimodale, è un pochino più legnoso, no, rispetto ai vari GPT-4, è stato allenato con 24.000 GPU NVIDIA, anche in questo caso qui, insomma, non si sa esattamente cosa e come. Qui vedete il, come si dice, il, non so se è piccolo, si vede abbastanza bene. Si vede, sì, questa tabella comparativa? La vedete, no? Sì, sì, dai, si vede, si vede. Non si leggono tutti i numeri, ma solo per i motivi di, come dire, di cui sopra, ecco, che a una certa età, sì, no. Siamo presbite, o mi avvicino molto, oppure non si... Esatto, ma però vedete che il confronto è con Gemini 1.0 Pro, qua è MMLU, e sono tutti dei benchmark di valutazione, vedete, insomma, che se esatto. La cava bene sia con Gemini Pro 1.5 che con Claude 3. Più interessante, questa è quella da 70 miliardi, questa gigante, mm-hmm. No? Per cui quando diciamo si può Gemini girare Pro, sul tuo Android. Esatto. Ecco, diciamo così. Mentre quelle più contenute, che sono realmente quelle più interessanti da provare subito, lui le confronta con Gemma, che è 7 miliardi, e con Mistral, che è 7 miliardi. Ok, e queste secondo me sono quelle assolutamente da scaricare, da utilizzare. Qui ci sono altri benchmark che vengono presentati e insomma viene spiegato un po' tutto quello che può fare. Allora, adesso che insomma abbiamo introdotto, volevo farvi vedere come accedere a queste risorse. E il consiglio, Andrea, tu dimmi se si vede tutto. Okay. È innanzitutto di scaricare LM Studio, ok? Cercate lmstudio.ai e trovate questo software che vi permette di far girare un po' di linguaggi di LLM, di modelli linguistici di grandi dimensioni. Allora, vedete che lo potete scaricare sia per Apple, che per Linux, che per come si dice, Android. Per Windows. Ok, io in questo momento sto utilizzando un computer da gamer super potente, della per cui con una scheda Nvidia, no? E insomma, no, non è piccolo, ecco, come dimensione. Non è un hardware, è un hardware standard. Però leggevo... No, esatto, il mio non è un hardware standard, però, insomma, le richieste sono, se, per esempio, se volete scaricare Lama 3, vi richiede sostanzialmente... Aspetta un attimo che vado a vedere quanto spazio mi richiede. Allora, quello da 70 miliardi di parametri è gigante e richiede 35 gigabyte di spazio, ok? E un quantitativo di memoria RAM importante. Cioè, io ho più di 16 gigabyte, per cui sono tranquillo. Però se ne avete 8, per esempio, non andate da nessuna parte. Mentre la versione più piccola, che è quella che noi consigliamo, è da 8 miliardi di parametri e richiede all'incirca 4 gigabyte di spazio. Ok? Per farvi vedere come viene,
Adesso ve lo faccio vedere. Vediamo se ce la facciamo, eh? Perché io me lo sono scaricato un secondo prima di venire qua in diretta. Lo vedete? Sì, lo vediamo adesso. Ok, allora vedete, qua ci sono a sinistra i vari linguaggi, no? Io ho scaricato l'AMA 3, no? Poi esatto. Potete anche scaricarvi Stable Code. E questi sono tutti i linguaggi open source, Hermes, Gemma, ok? Vedete, si scaricano e poi si interrogano esattamente come si fa con un sistema, come si dice, con un linguaggio di grande dimensione connesso ai loro server. Avete la vostra chat, non so se è passato, si vede. Anche la parte di Playground dove potete provare, sperimentare o collegarvi alle API. E la cosa interessantissima è che tutto questo è residente sul vostro computer, infatti vedete che utilizza la capacità di RAM del mio computer e non si collega online, ma soprattutto, oltre a non collegarsi, vi permette di connettervi ai vostri dati, per cui potete dargli da mangiare senza, insomma, timori di diffusione online su server diversi dai nostri, che poi sarebbero i server di chi ha lanciato il linguaggio di grandi dimensioni. Poi, insomma, se uno vuole non avere problemi, non condividere i propri dati, ecco, si tiene tutto qui dentro ed è il modello del AI on device, quello per intenderci che probabilmente presenterà Apple sui propri telefonini. Tu lo sai, Andrea, che a giugno Apple, insomma, risponderà alle novità in termini di intelligenza artificiale generativa di tutta la concorrenza con un proprio LLM. Non sappiamo ancora nulla di questo. L'unica cosa abbastanza certa è che non si collegherà online a niente o a nessuno, o quantomeno avrà una parte importante legata al proprio hardware, e quindi sarà una grande novità. Nell'AMA 3, vedete, quello da 7 miliardi richiede 8 GB di RAM, per cui è assolutamente approcciabile, così come anche Stability AI chiede 8 GB di RAM. Più saliamo, più diventano, insomma, pesanti. Tutto chiaro. Leggevo un po' di recensioni subito dopo l'annuncio che... A me, come dire, piacerebbe provarlo quanto prima, soprattutto perché dicevano che questo nuovo linguaggio è particolarmente performante per aiutare a scrivere codice, per cui esatto, magari per fare esatto. Alcune cose non si nota la parte di differenza, però per provare a scrivere del codice è molto performante, molto veloce, e le risposte sono immediate e gira anche su sistemi con pochi requisiti hardware, nel senso che anche non con sistemi di ultimissima generazione, tanto per capirci. Quindi, insomma, è veramente un po' alla portata di tutti e almeno, diciamo, un po' di recensioni che ho letto erano particolarmente sorprese dalla capacità di gestire la produzione di linee di codice e diciamo così, proprio per quel tag specifico. Sì, infatti noi non l'abbiamo detto, però hai ragione, cioè in questo momento, se mi mettete nei panni di un programmatore, chiaramente Agitab ha degli strumenti professionali, quelli di Microsoft e così, però può cominciare a controllare, no, fare sia debugging del codice che ha scritto che anche le operazioni di aggiornamento delle librerie, cioè invece di andare a vedersi ogni volta se è cambiato qualcosa nella programmazione, lo chiedi al chatbot che... Certo. Ottimizzazione di codice, tutte quelle attività che poi di solito è anche un po' più noiosa, diciamoci la verità, ecco, no? Quella un po' meno creativa da questo punto di vista. Anche però ecco, diciamo che allo stato attuale, da questo punto di vista, le allucinazioni, no, che sono gli errori dell'intelligenza artificiale generativa, sono minori, ecco, diciamo così, sono minori, molto minori, quando questi modelli di linguaggio si occupano di codice, chiaramente perché sono prodotti di codice e quindi è la loro madrelingua,
Vi voglio far vedere anche il video di presentazione, anch'io. Ecco, questo ha delle ha delle richieste di hardware importanti, però Chat RTX sostanzialmente è un chatbot on device, cioè anche questo è una possibilità di Nvidia di usare i linguaggi di grandi dimensioni, per cui ci trovate dentro Llama, come anche la francese Mirai, tutto ciò che è open source, direttamente utilizzando le caratteristiche del vostro computer. Vi faccio vedere il video, no, solo per così far vedere un po' come funziona. Non metto la musichetta perché tanto si capisce. Ah, okay. Questa è quella che vi ho fatto vedere prima, l'interfaccia è molto semplice, l'ho scaricato, vedete c'è Llama, c'è Mistral, che è quello francese. L'aspetto interessante che ho già provato è che funziona sui video di YouTube, per cui già permette di accedere. Mentre ecco, tutta la parte di domande è in inglese, non è ancora in italiano. Cioè, dal punto di vista della conversazione è chiaramente niente, cioè non è così interessante, nel senso che non conversa bene come GPT-4, eccetera. Però vedete, richiede delle caratteristiche, no? Cioè, certo. Non è, diciamo, per tutti. Le caratteristiche che richiede, ve lo dico subito qua, non so se si vede, chiede una GPU Nvidia della serie 30 e 40, per cui insomma quelle costosine, e una RAM di 16 GB superiore. Ok, un mio amico ha scaricato tutto con 8 GB di RAM del computer, mentre la scheda bassa gli passa da 8 GB di RAM. Con 8 GB non funziona tanto bene, fa proprio fatica, per cui insomma è più complicato. Occorre una capacità di calcolo e una dimensione dell'hardware adeguata per far girare questi modelli. Se avete però una scheda grafica Nvidia, è un altro. Beati voi. Grazie a voi, sì, no, ma infatti costa un botto di soldi. No, allora, il nome di questa tecnologia è RAG, cioè che detto da me fa un po' impressione, perché lo dico male, no? Però sostanzialmente, quando leggete RAG, è la tecnologia che vi permette di concentrare l'operatività di questi linguaggi all'interno delle specifiche audio del vostro dispositivo, e quindi la possibilità anche di utilizzare i dati all'interno del proprio dispositivo con l'hardware dedicato. Ecco tutto. Abbiamo detto quasi tutto, perché tu hai invece una cosa che devi far vedere adesso, tu che non mi ricordo. No, allora, da qualche giorno... aspetta un attimo, Andrea, cos'è che facciamo la prossima volta? Cioè, io direi che la prossima volta tu ti scarichi Llama. Mi scarico Llama? Quanto c'hai, Andrea? E te 8. Lo tiri in fronte perché c'è un computer che non va bene, no? Il computer c'hai? No, sei 16 GB, No, 8 credo. No, non lo so, boh, 8. Comunque, dopo guardo. Non è un computer particolarmente performante, almeno a livello di scheda video, è il classico computer business che va bene per fare le attività quotidiane. Allora, però, tu provi però dovrei riuscire, adesso ci provo. E io lo faccio, farò la stessa prova con il supercomputer. Cioè, io faccio lo ricco, tu fai il povero, no? Cioè, questa cosa, esatto, è un po' come dire, è quello che è effettivamente così, ecco, cioè non è che dobbiamo... Ci si veste anche un po' troppo. Così, no? Ci si veste anche il giusto, per cui e vediamo un attimino che cosa cambia, anche perché veramente... cioè, l'obiettivo magari di questo giochino che andiamo a fare la prossima volta è quello di dire che si sta parlando tantissimo, no, di LLM in italiano, madrelingua, e sono presentato Minerva che ha mangiato miliardi di teste solo in italiano, ma in realtà quello che veramente conta è la capacità di calcolo che hai sotto, cioè come l'allenamento, le GPU che hai, non è solo software, anzi è più la capacità di elaborazione che hai messo a disposizione per imparare, per formare questi modelli, e non è banale,
e non è affatto banale. E noi lo dimostreremo nel nostro piccolo con queste mini verifiche. Esatto, con un computer modesto e uno molto più potente, vediamo un po' qual è la differenza. E usiamo Llama. E andiamo usiamo su Llama, questa è l'altra. Usiamo Llama 3 della versione, diciamo, piccola, tra virgolette, che però dovrebbe essere sufficiente per fare questi test in maniera adeguata, ecco. C'è grande aspettativa. Io userò anche RTX. Io userò anche RTX, così vediamo anche, vediamo se si è aggiornato e che cosa cambia, che cosa è così. Tenete conto che è sono 35 GB chat with RTX, l'installer, per cui anche qui, cioè parliamo sempre di programmi giganteschi che richiedono tantissimo spazio sul computer, però... Sì, spazio fisico, RAM per funzionare, VRAM per elaborazione delle richieste, sono comunque... Quindi, che cosa hai fatto in questi giorni di bello, mentre io ero in giro a vedere queste cose? No, ho fatto sinceramente, Luca, molto molto poco, non è che ero stato un po' preso con qualche impegno così, ma niente di che, insomma. Ho fatto una lezione, poi cos'altro ho fatto, insomma, sono stato un po' di qua, un po' di là, però volevo far vedere che in questi giorni è stato praticamente, condivido il mio schermo, in questi giorni ChatGPT ha introdotto una... come dire, una nuova funzionalità. Sì. Cioè, ad esempio, io a caso ho fatto un prompt che, chiedendogli di generare un'immagine a caso, sostanzialmente a del, caso, certo. Dell'Inter che festeggia il ventesimo scudetto. Sai che la maggior parte delle persone che ti apprezza e ti vuole bene non è interista, lo sai. Cioè, so, ma non è, non è anche te, Luca, non è che è importante, anche tu bisogna essere cinoani per apprezzarti, uno ci vuole bene. Vabbè, Genoa è una squadra secondaria, proprio antipatici sono, cioè, guarda, anche, ma, vedi che hanno anche la scritta 22 TH scudetto, non è proprio sbagliato bene in italiano. No, non è che non lo so, io lo so anche. Però questo, allora, la cosa che a me ha sorpreso è che più o meno ricorda San Siro, cioè ricorda perlomeno la copertura dello stadio di San Siro, vagamente, vagamente. Insomma, hanno fatto una cosa un po' così, c'è anche, come si vede alla sinistra dell'immagine per chi guarda, una bandiera della Juve. Da bandiera della Juve e quindi insomma questa è l'immagine, devo dire la verità lato generazione immagini una cosa, cioè, il simbolo, aspetta, tu cos'è che gli hai chiesto? Cioè, io ho chiesto questo, Milano, genera un'immagine della, della squadra di Inter per la vittoria del ventesimo scudetto. E qua lo scudetto, il simbolo è giusto, no? Questo qua è il vecchio simbolo dell'Inter, è il vecchio simbolo dell'Inter, era molto simile, adesso è cambiato, c'è una IM e basta, però questo era il vecchio simbolo. Scusami, solo una cosa, il fatto che siano tutti mostruosi i tifosi dell'Inter, questa è invece una grande prova di realismo, cioè bravo, la prospettiva. No, sono proprio brutti, esatto. No, li vedi? Non ce n'è, ma soprattutto sono anche tutti uomini, cioè non c'è neanche una donna in questa immagine, e questa cosa qui è veramente fatevi una domanda. ci sarà un motivo per incredibile. Uomini, no? Vabbè, dai, basta prendere in giro. Comunque gli ho detto, a un certo punto, gli ho detto, il bandiero... Non è, scusa? Inclusiva, non siete inclusive, è una cuccia per a un certo punto gli ho detto di togliere il bandierone e di metterci quello del Genoa in tuo onore, che era questo però alla fine non è che abbia proprio capito benissimo, mi ha semplicemente tolto il bandierone iniziale e non mi ha messo nulla. Allora, prima che di un'altra modifica, ad esempio. Scusami, ma perché? Perché scusami, quello lì è Genoa, devi mettere Genoa, poi cioè Genoa Football Team. Cioè, sì, no. Ho capito. Genoa. Perché lui cosa ha combinato? Cioè, ha cancellato. Ha semplicemente tolto. Ha tolto l'immagine e sotto ha fatto un fill di quello che c'è. Ma adesso gli proviamo a mettere invece quella del Milan, magari. Vediamo. Quindi qua gli diciamo che in questa parte qua, e quindi qui andiamo a andiamo a colorargliela, quindi diciamo in questa parte dell'immagine
diciamo, modifica immagine, e qua siamo add e big flag flag of AC Milan. Milan, che è il nome corretto della squadra. Red and black, così ci sta? Sì, ci sta, anche troppo. Poi, red qua, and black. Ci sta anche troppo, cioè, vediamo un po' che cosa mi tira fuori. Ma giusto per vedere a che livello è la modifica. Le modifiche, devo dire la verità, si possono fare, i risultati sono... secondo me sono un po' gni, cioè ho provato, adesso questo qua è un esempio ovviamente stupido, così, ma ho provato anche a fare delle immagini e a modificarle, tipo fammi il vestito giallo, fammi la mano in un'altra posizione, ok, i risultati non sono proprio entusiasmanti da questo punto di vista. Ma però, una domanda, questo è una nuova feature di GPT? Questa è una feature di standard di GPT-4 appena, okay, appena rilasciata. Appena, cioè, tu hai presente, ti ricordi la polemica sulla Goggi, sulla copertina di 7 del Corriere? Esatto, due piedi sinistri. Eccolo qua, c'è anche, è stato aggiunto il numero del Milan. Allora, sì, ha capito la bandiera, il bandierone, qua, c'è. Dai, il Milan, più o meno, però vabbè. Sì, dai, più o meno si capisce, ci sta. Non è proprio perfetto, cioè nel senso, non è proprio perfetto come risultato, però effettivamente lo fa. Ecco. Dicevi della polemica della Goggia, i due piedi sinistri oppure i due piedi destri. L'hai beccata? Cioè hanno fatto questa copertina, sì, lei sdraiata su un drapo con due piedi sinistri, poi insomma l'architetto ha chiesto scusa. Però cioè, il tema è, dimostra anche quanto questi strumenti di fatto siano ormai entrati a pieno titolo, no? Nell'editing, no? Anche delle grandi copertine, esatto. Per cui esatto. Insomma, ormai adesso sono... noi giochiamo, ma Luca, dico, ormai sono assolutamente comune, anche i nostri colleghi ogni tanto l'hanno usata, come dire, penso alle copertine di Plus, dicendo chiaramente che erano creazioni delle AI, non è che si è voluto nascondere, anzi si è voluto, come dire, accentuare il fatto che fossero delle copertine create proprio con l'intelligenza artificiale, create o diciamo la cui creazione è stata contribuita anche, ma dove dietro c'è sempre il principio di un grafico, un design, un artista che prende quegli input e li usa, li trasforma, li cambia al fine di dare un messaggio di comunicazione visuale che sia comunque sia originale, proprio pensato. Se tu fai un'immagine come questa e ce la appiccichi all'interno di un articolo che parla di Inter, fai solo un po', secondo me, una figura ridicola, ecco, come ogni tanto purtroppo se ne vedono, ma così il mondo è tanto. Va bene, appuntamento non prossima settimana, perché noi c'è l'1 maggio, anche lì, quella dopo ancora. Dai, almeno prossima, così però adesso si scarica tutti, l'AMA si scarica. Adesso io mi scarico l'AMA 3 e provo a giocarci, voglio farci un po' di codice, questo qua è il mio obiettivo, un po' di codice. E la prossima puntata sarà la numero 21, pensa a te. Capito? Quindi questa era la ventesima. Questa era la ventesima. Come il numero di scudetti dell'Inter, mentre quella prima era la 19 come il numero di scudetti del Milan. Ciao, è stato bello. Ciao, ci vediamo tra 2 settimane. Ci vediamo tra 2 settimane.